No, è arrivata! Oggi, dopo forse 2 mesi, torniamo con un video unboxing. Non sono un gigantesco fan degli unboxing, lo sapete, è un po' un video da falliti perché non c'è una vera idea. Però ho talmente tanta roba accumulata che, ragazzi, voglio rendervi partecipi a questo mio piccolo Natale. Questi, ragazzi, questi finalmente sono arrivati. Questo però, ragazzi miei, è tutto tranne che un prodotto da falliti. DJI Mic, questi me li sono comprati dopo che il buon Alessandro Morolla me li ha fatti provare. Mi sono innamorato, letteralmente innamorato. Sono di una tecnologia pazzesca. Vi faccio vedere velocemente. Beh, DJI la conoscete, non potete non amarla. Fa dei prodotti con un design, con una cura, con una funzionalità, ma soprattutto con una user experience fuori dal comune. Notate l'easy pill uguale ai prodotti Apple. Lo sapete da dove arriva questo mio modo di dire easy peel? Penso arrivi dritto dalla pubblicità del tonno Rio Mare con la linguetta e l'easy peel scritto sbagliato, scritto ISY invece di easy. Mio Dio. Vabbè, torniamo ai nostri meravigliosi microfoni. Andiamo ad aprire questa scatola. Sono gasatissimo perché questa roba qua significa aumentare la qualità dei video e portarvi dei contenuti più interessanti. Capite che non si tratta solo di prodotti. Vabbè, DJI ci dà la sua pochettina che non credo userò mai, un cavo RCA, cioè anzi di quelli insomma sì con i jack classici per connettere per esempio una fotocamera, un cavo di ricarica USB-C, USB di tipo A, i 2 gattini morti per i singoli microfoni. Ma il vero protagonista, signori miei, è questa scatoletta. Guardate che bello, guardate che benessere, veramente brava DJI. Adesso distruggo tutto perché la voglio assolutamente provare. Allora, non mi fa impazzire questa texture che hanno fatto, penso serva anche a evitare graffi perché se la facevano liscia era un problema. Questa è la scatolina con il logo DJI di ricarica di tutti i device. Questa è la parte bella, è a tutti gli effetti un power bank che permette di essere infilato in zaino e di caricare simultaneamente tutti i device che servono. In questo caso abbiamo i doppi microfoni, quindi se dobbiamo fare delle interviste come spesso faccio, ci sono varie playlist qui sul canale in cui c'è un ospite e io devo microfonarlo, con questi qui sono veramente super avvantaggiato. Poi abbiamo il modulo che va connesso effettivamente allo smartphone, questo qui ha un connettore multi modulare sulla parte posteriore perché possiamo innestare sia Lightning che USB di tipo C. Visto che questo weekend devo fare un viaggetto e porterò con me un Oppo per esempio, beh, ci attaccherò l'adattatore USB di tipo C, quindi veramente veramente top. Questo un piccolo clip per appenderlo. La parte bella è che hanno la clip integrata nella parte posteriore, come vedete, ma anche questo quadratino che è un potentissimo magnete che potete utilizzarlo per attaccarlo dietro la maglietta, sotto la maglietta, in maniera assolutamente invisibile. Mamma mia che magnete. Ok, riponiamo i microfoni che si accendono e si spengono da soli quando vengono messi dentro il loro case, quindi veramente top level. Abbiamo gli stati di mamma mia, che display, vi giuro, impazzisco con sta roba. E poi vabbè, i 2 gatti morti che credo possono entrare in confezione. Vabbè, insomma, proseguiamo con il prossimo prodotto. Altro pacco, altra corsa. Ah, tra l'altro, ricordatevi di seguire il mio salotto tech su Telegram. C'è un bellissimo gruppo con tutte le migliori offerte per portarvi a casa questi prodotti e tantissimi altri ai prezzi più convenienti della rete. Allora, scusate, mi sono lasciato distrarre. Che bello, che bello. Sono veramente contento quando collaboro con queste aziende. DJI ci collaboro, ma non mi hanno mandato i microfoni. Questa è OrbitKey, la conoscete? L'ho già portata qui sul canale, fa della roba, beh, sempre di altissimo livello. Però ragazzi, l'avete capito, se mi seguite qui sul canale è anche perché cerco di portarvi sempre roba di un certo livello. Certo, non regalata, non certamente economica, però magari fate un acquisto in meno, 2 acquisti in meno e però vi portate roba di qualità a casa. Insomma, secondo me fa la differenza. Bellissimo questo desk mat, è la versione piccola. Adesso ve lo apro così potete capire che cosa c'è veramente dentro. Questo qui è la carta che lo tiene in posizione, molto bella, ma scusate, ma negli unboxing bisogna essere anche un po' aggressivi nei confronti dei prodotti perché sennò non ne usciamo, ci mettiamo 10 anni. Questo è un desk mat con un panno antiscivolo nella parte posteriore, ma perché ha questa stranissima forma? È un desk mat verticale? No, semplicemente è molto stretto. Lo vedete, è molto bello, dopo prende la forma, è fatto in ecopelle, deve essere una pelle molto particolare perché sì, boh, non ha odore di pelle, quindi sembra pelle ma è fatta veramente bene. Guardate il dettaglio, non so se riuscite a percepire, questo è un bel tocco. E poi soprattutto la piccola magia è questo accessorio aggiuntivo che ha 2 magneti nella parte posteriore e lo possiamo usare, vedete qui, in questa banda magnetica dove mettere per esempio il cavo e tenerlo fermo in posizione, mettere le penne, insomma veramente veramente figo. Brava OrbitKey e grazie di questa cosa che magari useremo in un desk setup. Qui dentro non ho idea di cosa ci sia.
Ah, madonna, non avevo capito che era qua, che stupido che sono. Questo è una scatola che, vabbè, la riconoscerete, è quella di Insta360, grande collaboratore del canale. Ah, che bellezza, ragazzi, finalmente è arrivata questa che mi gasava parecchio, la volevo mettere in un video e non ci avevo ancora messo le mani sopra, questa Insta360 Link. Trovo che sta cambiando un po' il paradigma del mondo delle webcam, utilizzando che cosa? La cosa più importante che c'è di questi tempi, ossia l'intelligenza artificiale. Che bella strana scatola gommosa, cioè tutta rivestita di una soft touch molto particolare. Infatti, vedete, eccola qua, madonna, che bella. Ragazzi, pazzesco sto oggetto. Cioè, pazzesco, questa qui in pratica può fare una vera e propria regia da quando viene usata come webcam. In pratica la installate, ha un gimbal, come vedete, tipo quello dei droni, e può seguirvi nella stanza, può stabilizzare, potete correre durante la conferenza, no scherzo, potete fare in modo che se ci sono tre persone al tavolo, ogni volta che parla qualcuno, lei si giri e si orienti verso la persona che sta parlando. Poi mi hanno mandato un tripod che non capisco, bello però. Questo qua lo userò in realtà per altri scopi. Figo. Grazie Insta, ne parleremo magari in un video. È veramente, veramente bello. Sono felice di questo unboxing. Ci sono prodotti di un bellissimo livello. Vabbè, ma se parliamo di prodotti di un certo livello, non possiamo non passare per questo, che mi sono ancora una volta ordinato in maniera autonoma, perché non manda assolutamente nulla. Peak Design, la conoscerete, c'è il mio zaino, farò un video dedicato a breve che vi spiega come faccio a viaggiare con 5 magliette per un mese. Super minimalismo ragazzi, ma guardate che figata. Vabbè, adesso ve lo mostro così in anteprima, ma vi faccio capire anche che cos'è. Questo qua è una roba che si, in teoria, attacca. Io sto spaccando tutto perché sono veramente un cane. Che si attacca, vabbè, faccio alla Casey. Tanto cosa ci servono le scatole? Perfetto. Questa roba si attacca allo zaino, nello specifico al mio zaino, e dopo vedrete come. L'ho preso in colorazione argento, mi piaceva di più perché è più tech, più si distingue, no? Lo rende, mamma mia, si è fatto bene, guardate qua, strepitoso. Vabbè, insomma, si attacca alla fotocamera oppure l'iPhone, in questo caso penso attaccherò qualcosa come l'iPhone o comunque il suo treppiedino a questo micro aggancio, e poi quando lo volete mettere in pausa lo potete agganciare alla vostra, al vostro zaino, e avete sempre in sospensione l'oggetto del vostro desiderio. In questo caso vedete qui c'è una telecamera, una fotocamera a tutti gli effetti, appesa in questo modo, fighissima, comodissima, e insomma vi libera le mani fondamentalmente. Qua ci sono, c'è una sacchettina con degli adattatori, non lo so. Comunque, bravo Peak Design, bello, è sempre altissimo. Questo in realtà l'ho già aperto, nel senso che ho aperto la scatola, non mi ero reso conto che vabbè, era pronto per questo unboxing, ma non l'ho effettivamente estratto, quindi adesso lo guardiamo insieme. L'ho visto su Amazon e ho pensato che sarebbe stato perfetto da mettere in qualche video, mi gasa parecchio. Vabbè, cordino che non ci interessa, e eccolo qua. Allora, scocca in alluminio, non stupendo perché odio le robe con i loghi scritti sopra, però vabbè, è di necessità virtù. Come si aprirà? Si spingerà? Da questa parte sì, spero di non aver sbagliato. Ok, si estrae una specie di multi-tool, un coltellino svizzero tech. Quindi abbiamo da un lato il cavo USB di tipo C, che fa anche tutto il giro e diventa un altro cavo USB di tipo C, quindi c'è a tutti gli effetti un cavo raggomitolato. Dei supporti per le SIM, dei supporti per le micro SD, per chi ha droni o roba del genere può essere veramente utile. Un TF card reader, quindi abbiamo la possibilità di usarlo. Ah sì, perché c'è l'USB di tipo C, quindi voi potete usarlo per leggere le schedine. Figo, figo, figa sta roba, può essere molto comodo. Vari adattatori, quindi abbiamo Lightning, micro USB e USB di tipo A per usare questi cavi. Beh, figo, cioè può essere veramente la salvezza tech una cosa di questo tipo. Non so, mi sembrava una cosa carina da avere, anche perché fa da piccolo hub, e bello, carino. Ve lo linko in descrizione, come tutto. Passiamo a una parte ludica, nel senso che questi, vabbè, li avete sicuramente già visti anche in altri video, ma mi piaceva averli e non potevo farli mancare, insomma. Questa qua sono i prodotti che sono andato a comprare a Cupertino nello store Apple segreto, quello con tutte le robe che non si vende in nessun'altra parte del mondo. Se ve lo siete perso il video dedicato, beh, ve lo lascio qui sopra nelle informazioni, andatevelo a vedere, perché racconta un po' tutta la mia storia con Apple, non è solamente dedicato al negozio. Questa è la penna. In realtà la parte interessante è che queste sono delle partnership con dei brand piuttosto famosi, non è che fanno loro la penna, prendono questo brand di penne fighe, che non so cosa sia, non c'è scritto retro, ma non so, c'è il nome qua del brand, adesso ve lo dico. Retro,
Retro 51 e ci piazzano banalmente il logo Apple sopra. Però ragazzi, trovo che a livello di design ci siamo, cioè molto figa come scelta. Cioè una scelta è parte di un progetto, no? Quindi chi sceglie, in questo caso i tizi che hanno deciso di Apple, che hanno fatto sta roba qua, hanno valutato che questa era la penna più interessante su cui piazzare il loro marchio. Bella, la amo e la metterò anche proprio come design, mela a parte. È proprio una bellissima penna, non so se la riuscite a vedere, quindi potete comprarvela anche voi senza il marchetto ovviamente, che cioè, aumenta solo il prezzo. È bella, bravi, bene. Poi queste qua sono le magliette che si comprano super esclusive appunto lì sempre nello store, e vi faccio vedere, queste sono molto belle, non credo le metterò, io non metto mai magliette con disegni o con roba del genere, ma mi piacciono le cose super super semplici, no brand, no logo, quindi anche qui le ho prese diciamo per goliardia e anche un po' per, non so, magari potrei appenderla, questa è veramente bella, questa qua è pazzesca, quella col pirata, pirati della Silicon Valley appunto, eccola qua, guardate che bella, stupenda, con questo disegno, con il teschio, la mela e il dettaglio nascosto che è è meglio essere un pirata che joinare la marina. Bello, 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 bello. Questa è proprio fatta da loro, figo. Cioè, questo è un bel ricordo simbolico, insomma, veramente figo. Poi abbiamo, sempre preso lì, in store, questa che mi fa schifo. Cioè, nel senso, non mi piace per nulla. Mai, poi mai neanche la mostrerò, magari, boh. Apple Park, con un cerchio colorato. Apple Park. Boh, sì, boh, è il cerchio in realtà, è il loop, quello dove ci sono tutte le cose, ma non so, l'ho presa in preda alla FOMO, cioè ho detto, non ci sono altre magliette, prendo questa. E poi, bella nera però, quella nera è bellissima, io mi sa che la appendo, devo trovare un modo per appenderla, ma viene fighissima. Vabbè, dicevo, poi abbiamo questa, che è Apple Infinity Loop, eccolo qua, la parte bella, eccola qua, veramente figa. Veramente figa. Dicevo, la parte bella non è tanto, vabbè sì, la mela vintage eccetera, però notate questo piccolo dettaglio. Questo è il vecchio carattere tipografico che usavano, vedete, nei vecchi prodotti. Questa roba è fighissima. iPod Infinity Loop. Vabbè, insomma, dettagli così da fanboy, ci sta. Proseguiamo con un pacchettino che avevo già aperto, ma di cui non me ne fregava nulla. Shark Geek Storm Choose Slim. No, è arrivata! No, questa è bellissima, ragazzi. Stop it all, stop it all. Che figata, che figata. Ma bella, bella. Allora, è una batteria. Non è che adesso sto impazzendo per... Però mi gasa da impazzire. Cioè, io adoro quando fanno le cose un pochino diverse dal solito. E in questo caso io le trasparenze e il poter vedere sotto il motore mi fa impazzire. Questa la amo. Guardate che bella, guardate che bella. Non so se mi spiego, guardatela. Cioè, vi giuro, non è finto entusiasmo, è roba proprio vera. Mi gasa un botto. C'è anche un piccolo display con tutte le indicazioni. Che bella, eh? Bello il cavo. Io speravo che mi mandassero anche il super caricabatterie che avevo visto da Alessandro Morolla. Boh, bello il cavo giallo, bel dettaglio. Caspita, mi fa venire un sacco di idee vedere sta roba. Uscite USB-A e USB-C. Sì, eccolo. Si avvia il display con scritto Shark Geek. Ah, che figata! Ti dice tutti i dati di entrata e di uscita. Carina, devo indagarla meglio. Mi sarebbe piaciuto vedere il mega caricabatterie. Comunque, link in descrizione. Cos'è? Che cos'è sta roba? Ma chi mi manda sta roba? Cioè, io non capisco. Bello che le ricevo io le mail, in teoria. Allora, figo ma non capisco. Questo è un cavo multiplo. Che bello sto giallo, ragazzi. Mi gasa un botto. Allora, è un cavo, è un riponi cavo con gli adattatori USB-C, USB-C al centro Lightning. Ma questo? Cioè, che caspita è sta roba? Un display? Cosa c'è scritto? Capsule Gravity Multifunctional Digital Clock. Che però, anche questo, vedete, rispecchia l'estetica di quella batteria. Sembra veramente una figata, ma non riesco a capire se si accende. Sì! Ma è figo. Non so se riuscite a vedere che cosa vedo. Boh, non lo so, ragazzi, non capisco. È questo? Ah, questo è un piccolo adattatore, questo me l'avevano già mandato, molto carino, però è un po' difficile usarlo qua in Italia, nel senso che è veramente bello, è un piccolo Mac storico, vedete, che è lo stesso che c'è dietro di me, non so se lo vedete là, però con l'attacco americano, quindi un po' difficile per me usarlo, peccato perché era figo, diventava super compatto con l'USB-C da 35 watt, tra l'altro molto figo, che bei prodotti che vendono, caspita, cioè non so, mi gasano, devo un po' studiarli meglio, però boh, grazie, boh, li linko in descrizione, se capisco meglio cos'è, magari ve lo scrivo. Questa è roba di Moft, che
Che bello. Ah, ma me l'hanno mandata 20 anni fa, ben prima che uscissero i nuovi iPhone. No, ma sono un infame, sono iPhone 13. Vabbè, vi do i link, ovviamente, non è che cambia nulla da questo punto di vista, cioè ci sono anche i modelli per l'iPhone 14, ovviamente, però vabbè, a parte che magari molti di voi hanno ancora il 13, però aspetta, che stacco tutto, vi faccio vedere che cosa c'è qua. Questo lo adoro, non so perché sia di questo colore, credo di averlo chiesto io un attimo. È un wallet magnetico, come vedete, molto simile a quello che già utilizzo. Io utilizzo quello ufficiale di Apple, ma cosa c'è di bello? Che sì, ci potete mettere le carte dentro, ma diventa anche una cosa un po' più strutturata, cioè potete usarlo per tenere in mano il telefono in maniera molto più salda, oppure usarlo come stand e quindi avete il telefono che vi, insomma, sta in piedi. Se volete questi wallpaper li trovate su octagono.shop perché sono stupendi. Aspetta che vi faccio vedere che non c'è solo questo, ce ne sono anche tanti altri, tipo questo è molto bello anche, se volete dateci un occhio perché secondo me li valgono. Bello, carino. Qui dentro ci dovrebbe essere il porta portatile, una cosa anche più strutturata. Vediamo che cosa riesco a tirar fuori. Bella, questa è a tutti gli effetti una scocchina protettiva dove si mette dentro il computer, penso qua dentro. Bella, bello, bel materiale. E poi ha tutta questa conformazione particolare per cui lo possiamo sopraelevare, vedete, penso così o così, insomma in qualche modo lo si appoggia e diventa a tutti gli effetti un supporto che permette di digitare a computer con il computer rialzato. Eccolo qua, vedete qua, si vede esattamente come funziona. Bello, carino, interessante, sicuramente diverso dal solito. Ma non è finita qua per Moft, perché ho visto che si chiama sempre Moft. Aspetta che l'avevo già scartato in realtà, però vabbè, ve l'ho richiuso per simpatia. Con dentro, il nuovo. Ok, abbiamo la cover. Però io ho chiesto, ah sì, cioè c'ho il Max che mi preoccupo. Questa qua è la cover nuova by Moft per l'iPhone 14, una snap cover, molto figa. Trovo interessante il fatto che hanno questa plastica protettiva, come vedete fitta assolutamente perfettamente. È MagSafe che ci permette ancora una volta di attaccarci appunto questi simpatici wallet. Questo è addirittura nero forse, o è bianco, è grigio, non capisco, grigio, sabbia, che bello, wow. Questo è identico mi sembra, ma di un colore diverso, quindi pensateci, bello così, questo sabbietta così è veramente figo. Grazie Moft. Link in descrizione, dovrebbero essere tutti su Amazon questi, se non ricordo male. Forza e coraggio, andiamo avanti con i prodotti. Questo qua è il nostro, il caro, il magnifico Itomi, che sta facendo dei lavori... le lupo Alberto! Che pazzo che è! Allora, lo conoscete, ci ho fatto un video insieme, l'ho intervistato, è veramente un enthusiast di un sacco di robe nerd fighissime. Mi ha messo anche una letterina dentro con scritto ciao Otto, ma scritta a macchina, ma tu sei malato. Allora, ciao Otto, lui, cioè, guardatevi a seguire il suo canale perché spacca di brutto e sta facendo una linea di prodotti molto molto fighi. Ciao Otto, ecco un paio di miei notebook in diversi formati, sono semplici notes ma con qualcosina in più, credo tu possa apprezzarli. Timbro, firma a mano, caramella di lupo Alberto, le mette nei pacchi della gente che ordina, io impazzisco, anche le goleador, cioè sei un malato. Cura tantissimo i packaging, cerca sempre di portare un valore aggiunto con le sue idee, insomma, oltre che un amico è uno veramente figo. Lo rompo perché sono stronzo. Ok, ah, wow, madonna, era difficile aprirlo, ma quanta roba ci ha messo qua dentro? Bigliettini, no, adesivi che è una cosa che lui ama. Questi sono dei notebook con, che bello, dietro abbiamo puntinato, lista, elenco, tick point, questa sì, tick point, checkpoint, liste per poter fare le liste, qui per scrivere i titoli con questo puntinato molto comodo, vedete, così potete usare i caratteri a vostro piacimento. Soprattutto sono mostruosamente grossi, che è una cosa che non si trova assolutamente facilmente. Versione un po' più grande, perché lui aveva proprio questo problema, lui usa tantissimo il cartaceo, che non esistevano belli nutriti, guardate che bello, dietro c'è anche il piccolo righello, anche qua, figo. È veramente figa sta cosa. Bravo e bravissimo, anzi vi lascio i link di tutti i suoi prodotti qui sotto in descrizione. Questo dovrebbe essere il libro di un altro mio amico, quindi che figata, Gianluigi Ballarani, Homo Crypto. Allora, Gigi è un esperto di criptovalute, è un visionario, è uno che ha creato una sua moneta, veramente figo. Insomma, indagate meglio ovviamente magari leggendovi prima il libro e capendo un po' il suo punto di vista e poi indagando anche il personaggio. E figo, per capire l'apocalisse Bitcoin, l'economia decentralizzata e le scimmie da $1 milione. Questo lo ha generato con un'intelligenza artificiale, guardate che bomba di idea fare le copertine così, scimmie, no, per gli NFT, quella famosa, insomma, gli ape, che figo, cioè vi giuro, bello avere gente che fa delle cose interessanti. Ve lo linko qui sotto in descrizione, potrebbe essere una bella idea iniziare proprio da qui, no, per farsi immergere e farsi coinvolgere dal mondo delle cripto. Grazie Gigi e in bocca al lupo. Poi, ultimo ma non per importanza, l'ultimo, sì, velocissimo,
vabbè, questi, vabbè, abbiamo meno di un minuto. Questi sono gli Orbit Key, sono i miei portachiavi favoriti di sempre, versione Guerre Stellari. Questo è Yoda, questo è qualcun altro che non conosco bene. Guerre Stellari, devo dire la verità, sono fatti da Dio, ma che belli che sono, mamma mia. Questi li metto in un altro video, non vi preoccupate. Cappero, guardate che belli con l'acciaio, qua ci metti tutte le chiavi e stupendi, stupendi. E questo militare, forse è più bello quello di Yoda, guardate che figata, con questa, con dentro verde, cioè è fatto da paura. Bravi. Ho gli ultimi 30 secondi. Detto questo, signori, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace qui sotto se vi ha gasato almeno quanto me. E tutti i link qui sotto. Salotto Tech, Instagram, @chiocciolotto.clima. Noi ci vediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.